puramente casuale. La Ducai società per azioni non esiste. I formaggini Kerr non esistono. Se però qualcuno vuole trovare dei riferimenti, delle analogie, dei sottintesi, è libero di farlo. Però a suo rischio e pericolo. Grazie. Questo è un tavolino svedese di Tech. È alto 80 cm, largo 70, lungo 1,15 m. Le gambe sono di ferro brunito e la testa è strano. Non la trovo più. E queste sono due composizioni. 40 cm per 22 cm e questa 40 metri per 22 metri. Questa è molto più grande dell'altra, eh? Si vede anche a occhio. Sì, che è molto più grande. E questo è un bicchiere di cristallo. Ecco, ho rotto il bicchiere. Il bicchiere è di cristallo, il cristallo è fragile, il bicchiere si è rotto. Io sono lucidissimo, posso fare qualsiasi tipo di ragionamento. Le montagne coperte di neve sono in Svizzera, quindi anche io sono in Svizzera. Questa stanza invece si trova a Milano, al penultimo piano di un grattacielo, vicino alla stazione centrale, sede della Ducai, società per azioni. Io ragiono perfettamente, sono lucidissimo. Sono entrato in questa stanza di mia spontanea volontà, e sempre di mia spontanea volontà. Adesso esco, per la solita passeggiata nel sottosuolo. Fa parte dei miei diritti. Signor Leonetti, ha bisogno di qualche cosa? La passeggiata nel sottosuolo. Fra una mezz'ora. Fra mezz'ora l'accompagneremo a fare la passeggiata nel sottosuolo. Grazie. Prego. Non desidera nient'altro, vero? No, grazie. Il tono di quell'uomo era molto gentile, però ha detto prego con una sfumatura di durezza. E a me non sfuggono le sfumature. Io sono specialista in sfumature. Però non posso proprio lamentarmi. Tutti mi circondano di attenzione. Io sono tranquillo, mi trovo in Svizzera. Anche la Svizzera è tranquilla. Ma la storia. Come mi giudicherà? Come mi giudicherà la storia? Perché io non sono uno qualsiasi. Io sono al di sopra della media, faccio parte dell'elite. Io sono il personaggio principale. Il protagonista assoluto sono io. Gordon conta abbastanza, ma è soltanto il mio antagonista. Navarra conta pochissimo, è il mio segretario. Mi fa da spalla. Il tecnico elettronico? Sarà anche bravo, non dico di no, ma resta una figura di secondo piano. Il protagonista assoluto sono io.
I fatti, purtroppo, sono completamente svisati, soprattutto nel finale. Mi sono adoperato con tutte le mie forze per ottenere qualche modifica, ma non c'è stato niente da fare. Ho scritto anche al signor ministro di tutti gli spettacoli, sia di quelli che si svolgono nei piani bassi che di quelli che si svolgono agli ultimi piani dei grattacieli. Ma non ho ottenuto ancora nessuna risposta. Però io sono sicuro che il signor ministro di tutti gli spettacoli, con la sua autorità e competenza, non mancherà di accogliere la mia richiesta. E allora non avrò più bisogno di giustificarmi, non avrò più bisogno di ripetere ancora che io non sono un assassino, che non sarei capace di uccidere nemmeno una mosca, insomma che io sono innocente, sono innocente, sono innocente! Fernando, senti una cosa, vorrei un'informazione di carattere meteorologico. Che tempo fa lì da basso? Nebbia. Lo immaginavo. 29 piani di differenza, 5 metri ogni piano. 145 metri. Ah, grazie signorina. 145 metri di differenza. Qui c'è il sole, sembra primavera. Me lo dice pure, come faccio ad abbiare il sole, non ce la coda. Si è offeso perché qui c'è il sole. Ah, Navarro, con il piano realizzativo a che punto siamo? Quelli di sopra stanno già leggendo la mia relazione. Abbiamo preparato una decina di bozzetti e una dozzina di slogan. Me ne dica uno. Così a freddo? Gli slogan devono colpire proprio per la loro immediatezza. Mangiatene e ne rimangerate. Come ha detto? Mangiatene e ne rimangerate. Un errore di ortografia per attirare l'attenzione. Sembra un po' eccessivo, eh? Siamo una ditta seria che fabbrica formaggini da tanti anni. Non ci possiamo permettere un errore di ortografia, nemmeno in un momento difficile come questo. Ne dica un altro. 3 per 3, 23. Ma che significa? Niente. È uno slogan astratto. Lei mi aveva detto che io potevo arrischiarmi. Non ci siamo. Non ci siamo, intanto è troppo indiretto, non è pertinente. E poi la gente potrebbe credere che veramente 3 per 3 fa 23. Non ci possiamo prendere una simile responsabilità. Vi faccio vedere qualche bozzetto. Ai, ai, ai. L'anitra è un animale funesto presso gli egizi, non vorrei che... Ma perché proprio un'anitra? Posso esprimere un concetto? Dica. Ecco, vedi, in Italia ci sono circa 8 milioni e mezzo di anatre. Se noi stampiamo 500.000 manifesti, sa che cosa otterremo? Che anche le anatre vere diventeranno il simbolo del nostro formaggino. Ogni anatra diventerà un manifesto vivente del formaggino Kerr. Nessuno potrà più guardare un'anatra senza pensare al formaggino Kerr. 8 milioni e mezzo di anatre, più mezzo milione di manifesti. Ma non 9 milioni di manifesti. Non è male come idea, non è male. Proviamo a stampare i manifesti. E al nome ha pensato? Ah, non le ho detto che stiamo ventilando l'idea di cambiare il nome? Sì, perché Kerr sembra sia difficile da pronunciare. C'è troppa gente con la R moscia, Kev. Pare che quelli con la R moscia non comprino i nostri formaggini. Kel, con la L. Non so, no, non lo so. Come prima impressione, Kel mi sembra un nome ottimo per lubrificanti. Vede, Navarra, le consonanti liquide in genere suggeriscono questo tipo di prodotti. Lubrificanti, oli, vasellina, glicerina. Un formaggino sarebbe meglio... Chem. Con la M. M come... mucca. Mammifero, mammella, mangiare. Ottimo. Grazie. Grazie. Intanto però la crisi è gravissima, progressiva come la paralisi. Notizie dall'ufficio vendite? Catastrofiche. La ditta è in pericolo? Barcolla. Allora anche i nostri stipendi sono in pericolo? Si pensa già di licenziamenti in blocco, eh? Posso esprimere un concetto? Dica pure, Navarra, dica pure. Forse ci mancano le basi scientifiche. No, ma non dica sciocchezze, Navarra. Io ho accluso 200 pagine di statistiche alla mia relazione sulla crisi delle vendite. Da anni io vado ripetendo che la pubblicità è una scienza esatta, come la matematica. Ma per quale motivo crede che io abbia insistito tanto per avere Gordon nel mio ufficio?
perché Gordon è abituato a lavorare su basi scientifiche. Lei pensa che con l'aiuto di Gordon noi riusciremo a risolvere la crisi? Ma io ho molta fiducia in Gordon, moltissima, e lo aspetto con vera impazienza. Doveva arrivare qui in giornata. Sì? Qui centralino, dottor Leonetti? Sì? Abbiamo ricevuto una telefonata dall'aeroporto della Malpensa. È arrivato un certo signor Gordon, è per lei? Un certo signor Gordon? Sì, sì, faccia dire al signor Gordon che lo aspetto nel mio ufficio. Sì? Dalla Malpensa ci avvisano che è arrivato. Gordon? Benissimo, sono già stato avvisato, grazie. Nora? Sì? Gli impiegati sono al corrente? Sì, credo che sia trapelata la notizia, anzi è trapelata sicuramente. Sanno già tutto dell'arrivo di Gordon, credo che non si parli di altro in tutti i metropolitani del grattacielo. Si è creata una curiosità, direi quasi morbosa, soprattutto fra il personale femminile. Sì? È arrivato Gordon in questo momento. È arrivato Gordon in questo momento. È arrivato Gordon in questo momento. È arrivato. In fondo io sono un temperamento un po' emotivo. Scusate, siamo qui con Gordon. Dove lo mettiamo? Lì. Come on. Slow. Right. To me. Take care. Come on, so that's it. Come on, ok. Indietro. Thank you. È molto delicato. Possiamo bucare la parete? Dobbiamo fare passare i fili. Il feedback magnetico deve entrare nell'altra stanza. Certamente, signore. Thank you. Here. Credevo più imponente. Il pregio di Gordon è quello di essere poco ingombrante. È un gioiello dell'elettronica. In fondo potevano anche chiamarlo con un nome italiano invece di Gordon. Il materiale di fabbricazione inglese e americana ed è stato montato in Italia. È come un bambino nato in Italia da padre inglese e madre americana. A differenza delle precedenti dinastie di cervelli elettronici che compivano solo operazioni ineluttabili, Gordon I, come i signori sapranno, è capace di assumere in taluni casi una certa personalità. Vale a dire, riesce a svincolarsi da un programma registrato per reagire alla contingenza. Mach III e Maniac II, da cui Gordon discende in linea retta, avevano solo la possibilità di alternative variate. Dalla loro combinazione era stato creato nel 1970 un fratello di Gordon, rimasto allo stadio sperimentale e battezzato per l'appunto Test Primo. In esso, all'alternativa variata, si era tentato di sostituire l'alternativa dell'alternativa. L'esperimento era molto interessante, ma Test Primo fu colpito da un cortocircuito. Un banale incidente lo aveva stroncato ancora prima di entrare in funzione. In un certo senso, Gordon I è assai più somigliante a un suo collaterale, il famoso Vogel IV della dinastia dei Vogel di Norimberga, il quale possiede la caratteristica dell'alternativa libera entro limiti di settore. Infatti, in Gordon I noi abbiamo l'organizzazione del movimento di ricerca, che equivale grosso modo a quello che in termini filosofici si definisce libero arbitrio. Per questo Gordon non è più una macchina stabile, bensì una macchina fluida. Possiamo dire, senza tema di esagerazioni, di trovarci di fronte al capostipiti di una nuova dinastia. Abbiamo un fotografo? Certamente, signor Presidente.
Polozzi, venga di qua con il fresco. Un momento, Polozzi. Scusa. Qui? Cosa? Scusi tanto. Grazie, Polozzi. Scusi, mi occupo della programmazione. Io vorrei sapere se Gordon prevede anche il futuro. Nei limiti delle conseguenze logiche e dei dati in suo possesso. No, ma io intendevo dire il futuro futuro. Gordon è un cervello elettronico, non è uno stregone. Mi scusi. Prego. Fino ad oggi i cervelli elettronici comunicavano con l'esterno solo per mezzo di un loro particolare linguaggio su schede traforate. Gordon, a differenza dei suoi predecessori, sa leggere e scrivere. È sufficiente che le comunicazioni gli vengano somministrate o a stampa o su normali fogli dattiloscritti. In pochi istanti Gordon può leggere and memorizzare varie pagine di testo e in pochi minuti può rispondere per iscritto alle domande più complesse. Se qualcuno ha delle domande da fare, può rivolgerle alla signorina. Ah! Gordon ha recentemente memorizzato l'intera enciclopedia britannica, quindi risponderà sulla base dei dati in essa contenuti. A lei, presidente. Questo onore tocca a lei. Posso fare qualunque genere di domanda? Con assoluta libertà. Vorrei sapere... Non a me, detti pure la domanda alla segretaria. Allora, signorina, scriva. Mi faccia sapere... Del lei o del tu? Del lei o del tu è indifferente. Gordon seleziona automaticamente i termini essenziali di ogni domanda. Allora scriva, mi faccia sapere... Mi scusi... Ma questo Gordon, di che idee, voglio dire, come la pensa? Non saprei. Da che punto di vista? Così, in generale. Allo stato attuale e democratico. Il suo ascendente in linea retta, il cervello elettronico denominato Mach II, era stato istruito su tutti i sistemi filosofici e tutte le religioni esistenti. Con quale risultato? Alla fine ha abbracciato la religione cristiana. Bene. Allora, signorina, scriva. Vorrei sapere se l'anima... Posso anche aspettare, non è così urgente. Signor Presidente, su mia precisa richiesta, Gordon ha preso 3 lauree prima di arrivare qui. In economia e commercio, in giurisprudenza e in lettere e filosofia. Io credo... Credo che sia. Su argomenti generici, Gordon può rispondere solo in base alla British Encyclopedia. Poi ha le sue specializzazioni, che sono assai più di una semplice laurea. Se permette, signor Presidente, vorrei ricordarle i formaggini. I formaggini, sì, d'accordo. Ma l'anima, secondo lei, non è più importante? Sì, sì, certamente. Ma se permette, signor Presidente, forse sarebbe il caso di fargli qualche domanda sulle questioni che interessano la nostra società. Certo, certo. Riprenderò privatamente il mio colloquio con Gordon. Cominci pure con i formaggini. Che ne dice, dottor Leonetti, di sottoporre a Gordon la sua relazione sulla crisi dei formaggini? Non ho niente in contrario, signor direttore. Signorina, prenda la copia ciclostilata della relazione con la documentazione statistica. Grazie. Presidente. È stupefacente che una macchina abbia questo dono della memoria
e in un certo senso dell'infallibilità. Questa fase ricettiva avviene su schemi logici preordinati e quindi non può sbagliare. Ecco, il lavoro di memorizzazione è finito. Ed ora Gordon restituisce i fogli. Memorizzato. 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 E ora possiamo porre a Gordon le domande sull'argomento memorizzato, cioè la crisi dei formaggini. Si potrebbe chiedergli che cosa pensa della relazione del dottor Leonetti, se lo sono d'accordo. Preferisco scrivere io, grazie. Scusi, è una domanda un po' complessa. Bisognerà poi istruire Gordon su alcuni argomenti che le dirò io. Senz'altro, signor Presidente. Oggi uno non sa più con chi confidarsi. Certo, signor Presidente. È così difficile comunicare. Eh sì. Lei è iscritto a Rotary? No. Ecco. Documentazione statistica incompleta. Pagine mancanti da 112 a 179. Prenda una copia completa, la prego. Sì, sì. È sufficiente introdurre le pagine mancanti? È sufficiente introdurre le pagine mancanti? Sì, ho capito, ma mancano anche qui le pagine mancanti. Prenda la copia personale del dottor Leonetti. Sì, certo, prenda la mia copia, sta lì nel cassetto. È un po' sciupata, ci sono degli appunti scritti a matita. Forse sarebbe meglio chiedere di là, no? Non importa ci siano appunti, Gordon seleziona automaticamente la scrittura dattiloscritta. Temo che si tratti di un errore di copisteria. Mancano anche qui le pagine da 112 a 179. Ora vado a prendere le copie dei capi a patto. Sì, signore. Questa è la copia sulla quale lei ha lavorato. Sì, signor direttore. Devo confessarle che sono molto stupito che lei abbia steso la sua relazione in base a una statistica nella quale mancano più di 60 pagine. A questo punto ci sarà molto difficile dar credito alle sue conclusioni. Non riesco ancora a capacitarmi, ci deve essere un equivoco. Forse un banale errore di copisteria. Un banale errore di copisteria che lei e i suoi collaboratori avrebbero dovuto rilevare per tempo. Un banale errore di copisteria che pregiudica tutto il lavoro svolto da questo ufficio in un mese e mezzo. Mi spiace, caro Leonetti, ma anche una società solida come la nostra non si può permettere simili errori, soprattutto in un momento di crisi. Posso esprimere un concetto? Certo. Si potrebbe cominciare con qualche domanda parziale. Certo, qualche domanda parziale. Sì, sì. Se avessimo seguito la sua relazione... Non mi ci faccia pensare. Per fortuna, Gordon, è arrivato giusto in tempo per evitarci questo errore madonnale. Ripeto, documentazione incompleta. L'irrazionale mi ripugna. Mi dispiace, credo che dovremo rimandare l'esperimento. Mascalzone. Ma, signor Leonetti, perché mi insulta? No, non sto parlando con lei. Questo delinquente. Io ho fatto di tutto per averlo qui con me, per istruirlo. Tre lauree gli ho fatto prendere, tre. E lui come prima cosa, zac, una pugnalata nella schiena. Che figura. Ma come mai non ci siamo accorti che mancavano tutte quelle pagine? La colpa è del ciclo stile, i numeri delle pagine sono così sbiaditi che quasi non si leggono e così nessuno se n'è accorto. Ma il senso, dico io, il senso non corre dove mancano le pagine. Lo so. È incredibile. 14 persone che lavorano alla cieca, con gli occhi chiusi. 14 persone. 15. 15? Con lei. Ah, già. Navarra,
Crede che dovrò dare le mie dimissioni dopo questo incidente? Ah, no. Sarebbe come riconoscere di aver sbagliato tutto. Allora io chiedo un mese di riposo. Sì, di aspettative. No, no. Di vacanze. No, no. Di ferie. No. Sì, allora... Allora... Allora lo faccio a pezzi. Sì! Io lo faccio a pezzi! E poi lo butto giù dalla finestra. Quello che sa tutto. L'oracolo! Il primo della classe! Il grosso cervello! 3 metri per 4! Il genio, il sapientone! Ma chi si crede di essere? Chi si crede di essere? A calci! No. Ah! Lei potrebbero sentirla. Ah, spia! Spiazione! Posso esprimere un concetto? Ah. Ecco, io non lo so fino a che punto un cervello elettronico possa essere responsabile dei suoi atti dal punto di vista morale. Qui entra in ballo la faccenda del libero arbitrio. E chi ha parlato per primo di libero arbitrio? Sono stato io, forse. Ma resta sempre il fatto che lui ha ragione e noi abbiamo torto. Lo sbaglio è stato nostro. Gordon, semmai, si è limitato a farlo rilevare. Ma secondo lei è un modo d'agire corretto quello di spiattellare tutto in presenza del direttore generale e del presidente? Sì, ecco, se vogliamo essere obiettivi, lui sa fare delle cose che né io né lei sappiamo fare. Ma chi crede che gli abbia insegnate queste cose? Degli uomini come noi! Sì, ecco, vede, per esempio io non so fare le equazioni. Ma neanche io, cosa c'entra? Ecco, lo vede. Eppure anche a noi hanno insegnato le equazioni, no? Invece abbiamo dimenticato tutto. Gordon, una volta che ha imparato una cosa, invece non la dimentica più. E con questo? Con questo, ma lei, così, lei si cambierebbe con Gordon? Eh? Io cambiarmi con Gordon? Cosa c'entra? Però non mi dispiacerebbe avere la sua memoria. E anche a lei, immagino, no? Ma che significa? Che significa? Che significa? Mi piacerebbe anche avere la forza di una pompa idraulica. No. Qui non stiamo parlando di forza bruta. No, ma di memoria. Di rapidità di percezione, sì, insomma, di qualità intellettive, di quelle qualità che compongono l'intelligenza. Adesso non mi vengo a parlare dell'intelligenza. Dove vogliamo arrivare, Navarra? Navarra, Navarra! L'intelligenza è fatta anche di sensibilità, di tatto. E in questo senso Gordon è un perfetto cretino. Tutto sta a mettersi d'accordo sul significato della parola intelligenza. Il tecnico elettronico ha detto che fin dai tempi di Vogel IV, della dinastia dei Vogel di Norimberga... Dinastie! Questa è un'altra fissazione. Ascendenza, discendenza, dinastie. Neanche si trattasse di re di Francia. Sa che cosa ho scoperto, caro Navarra? Che lei è uno snob. No, guardi che è stato il tecnico che ha parlato di dinastie. Perché è uno snob anche lui. Ma quali dinastie? Quali dinastie? È un bastardo! Ecco quello che è un bastardo! Del resto l'ha detto anche il tecnico elettronico che è un bastardo e che è mezzo italiano, mezzo inglese, mezzo americano, mezzo inglese, americano. No! Che è un bastardo, non lo deve dire. Dopo tutto quello che è successo, lei ha il coraggio di difenderlo. Lei si è alleato con Gordon contro di me! Ma io non mi sono alleato con nessuno. E allora perché gli ha dato il mio ciclostile? Adesso capisco. Per dimostrare che Gordon è infallibile. Io temo che questo Gordon riuscirà a rendere molto difficile la nostra collaborazione, caro Navarra. Meglio che se ne vada prima che litighiamo. Allora, buongiorno. Buongiorno. Intelligenza, libero arbitrio, dinastie, equazioni, si capisce. Lui è un genio. Cretino. Cretino memorizzato. Secondo me è uno slogan. Ma noi non abbiamo chiesto uno slogan. Peccato,
E allora che cos'è? Qualche volta i messaggi di Gordon sono laconici, risultano oscuri per eccesso di sintesi. Bisogna interpretarli, decifrarli, leggere tra le sillabe. Forse si tratta di una parafrasi. Raramente Gordon si esprime in linguaggio figurato. Conosce tutte le forme retoriche, la parafrasi, l'analogia, l'iperbole, la circonlocuzione, la similitudine, l'apocope, la sincope. La sincope è una forma retorica. Dicevo che Gordon, pur conoscendo tutte le forme retoriche, raramente se ne serve nei suoi messaggi di carattere commerciale. Non potrebbe trattarsi di un'allusione, di un'ironia, di un sottinteso? Ma quale sottinteso? Assaggiare il formaggino. Non mi pare che ci siano dei sottintesi, al contrario, mi sembra un linguaggio generico, un po' ingenuo, quasi infantile. Infantile non direi. E poi perché il formaggino e non i formaggini? Gordon si esprime come meglio gli pare. Del resto qui non si tratta di forma, ma di sostanza. Giusto. Permette? Dica pure. Beh, se vogliamo, il messaggio di Gordon è chiarissimo. Sì, cioè, dice quello che vuol dire e basta. Cioè? Il messaggio dice assaggiare il formaggino, no? E allora noi ci mettiamo qua e assaggiamo il formaggino. Effettivamente, non è escluso che qualche volta i messaggi di Gordon vadano interpretati alla lettera. Alla lettera. Allora, che vogliamo fare? Assaggiamo questo formaggino. Signorina, per favore, faccia venire su una scatola dei nostri formaggini. Una scatola di formaggini Kerr, subito, nell'ufficio del dottor Leonetti, prego. Devo confessare con tutta franchezza che non ho mai assaggiato i nostri formaggini. Ah, nemmeno io, devo dire la verità. Prego. Prego, grazie. Permette? Prego. Prego. Ecco. Prego, Presidente. Prego, lo assaggi lei. Oh, ci mancherebbe, prima lei, Presidente, prego. No, prego, quest'ora mi farebbe acidità. Lo assaggi lei. Mi fido del suo giudizio. Ma veramente anch'io ho lo stomaco un po'... Lo assaggi lei, per favore. Senta, io lavoro in mezzo ai formaggini dalla mattina alla sera. No, guardi, proprio non me la sento. Ah, in fondo lei sta a capo dell'ufficio vendite e deve sapere quello che si vende. Lo so fin troppo bene ciò che vendo. No, guardi, piuttosto mi dimetto. Lei, no! Il nostro... come si chiama? Navarra. Navarra, bravo. Prego. Posso esprimere un concetto? Dica. Ho l'ulcera. E il dottor Leonetti? Ah, il dottor Leonetti è assente, ha telefonato dicendo che ha delle emicranie e capogiri. Peccato. Sin dal 1970 i cervelli elettronici venivano alimentati da fonti eteronome precostituite. Il giudizio logico... Signorina, sia gentile. Oh no, per piacere. Oh. Ho sentito dire che ci mettete dentro tante cose. Ma che sciocchezza. Eppure. Che cosa si dice... Esattamente. Ma non saprei tante cose. Io ho sentito dire. Avanti. Ho sentito dire che li fate con i bottoni. È la concorrenza che diffonde queste calunnie. E lei ci crede, signorina? Ah, no, non so. Non ci credo, signorina. Costerebbe troppo caro il formaggio fatto con i bottoni. Se facessimo salire... Un passante, un cittadino qualsiasi, l'uomo della strada. Sarà un responso anche più interessante del nostro, che noi in fondo non siamo consumatori tipo. Ottima idea. Benissimo. Bene. Mi pare una buona idea, soprattutto considerando il fatto che nessuno dei presenti, vero, potrebbe occuparsene lei, Navarra. Certamente. Sono curiose, certe idiosincrasie, però quando uno passa le sue giornate a parlare di formaggini, a pensare ai formaggini... Bisognerebbe pensare un po' anche all'anima, oltre che ai formaggini. All'anima? Sì, all'anima. Lo sa che cos'è l'anima? Sì, sì, certo. Ogni volta che parlo dell'anima si crea...
Il vuoto attorno a me. Nessuno può sentirle parlare. Forse è il luogo. Perché non si può parlare dell'anima anche in un ufficio, in un grattacielo? Indubbiamente ci sono delle difficoltà. Comunque sa, noi ci siamo riuniti qui per tentare di risolvere la crisi dei formaggini. Signori, grazie a voi. Buongiorno, signora. Signorina. Signorina, come le avrà spiegato il nostro collaboratore, noi... Non mi aveva detto che eravate in tanti accidenti. Ah, beh, non si preoccupi. Mi preoccupo, sì. No. Oh, guardi, signorina, che lei deve soltanto assaggiare uno dei nostri formaggini e dirci che cosa ne pensa. Lei conosce i formaggini Kerr? Come ha detto? I formaggini Kerr. Mai sentito. Però io sono salita perché questo giovanotto mi ha detto. Insomma, io ho capito un'altra cosa. Ecco, forse c'è stato un piccolo equivoco. Beh, veramente questo giovanotto mi ha fatto capire, come posso spiegarmi, che saremmo stati un po' allegri. Mi sembrava strano in un grattacielo, ma poi mi sono detta perché no. Certo, anche in un grattacielo, ma non qui. Mi dispiace. Questo è l'ufficio pubblicità della Ducai Società per Azioni. E voi siete i capi? Il direttore centrale, il capo dell'ufficio vendite, il capo dell'ufficio programmazioni, il tecnico elettronico, la segretaria, il dottor Navarra, che lei già conosce. Piacere. E lei chi è? Sono il presidente della società. Però. E quel coso là? E quello è... Gordon! Il nostro cervello elettronico. Ci scusi, signorina, ma se vuole essere tanto gentile di assaggiare questo, poi ci dirà il suo parere. Ma scusate, se siete voi che li fate, lo saprete se sono buoni o no. Che c'entro io? Abbiamo pensato di sentire il giudizio di un estraneo, dell'uomo della strada. O meglio, della donna della strada. Guardi che a me, donna della strada, non mi ha mai chiamata nessuno, ha capito? Scusi, tanto non volevo offenderla io. È stato prego di assaggiare questo. Ecco. Non mi piace. Non è buono. È cattivo. Sembra marcio. No. Stia tranquilla. Marcio non è. Dunque lo trova proprio molto cattivo? Uno schifo. Mi dispiace, signorina. Le porgo le scuse a nome della società. Niente, non si preoccupi. E lei un'altra volta si spieghi meglio? Sì. Posso andare? Certo, grazie. La segno sul conto spese. È chiaro che c'è qualcosa che non va in questi formaggini. Sono cattivi e basta. Sì. Oddio, c'era da immaginarlo. Ma perché, dico io, non l'avete assaggiato prima? Gordon, anche in questa occasione, ha dimostrato più buon senso di tutti noi. È stato un consiglio molto saggio quello di Gordon, pur nella sua semplicità. Se non sbaglio, abbiamo parecchie tonnellate di formaggini nei nostri depositi. Che cosa ne faremo? Possiamo cambiargli nome. Non basta. Cambiargli confezione. Non basta. Possiamo rigenerarli. Non basta. Centrifugarli. Non basta. Trasformarli in... In che cosa? Ecco. Bisogna sapere in che cosa. Possiamo domandarlo a Gordon. Oh. Guardi che cosa ho pensato. Stia a vedere, eh? Formaggini Kerr, saponette soft. Formaggini Kerr, saponette soft. Utilizzeremo tutti i vecchi manifesti dei formaggini. Basterà applicare un pezzetto di carta con le modifiche. Come vede, io non mi formalizzo. Accetto anche le decisioni prese in mia assenza. Le vuole chiamare soft? Sì, perché non le va? No, io ho dovuto trovare un nome corto che prendesse lo stesso spazio di Kerr. Sof.
Suf. Ho già provato, sa? Saf, sef, sif, sof, suf. Sa cos'è? Che 5 vocali sono poche. Troppo poche. Bisognerebbe rifare l'alfabeto. Veramente sono bastate per scrivere tanti libri. E a me non bastano, va bene? L'anatra rimane la stessa. Ma sì, si capisce. Un'anatra vale un'altra. Io non faccio che adeguarmi. Gordon ha deciso di trasformare i formaggini in saponette da un giorno all'altro. E allora io da un giorno all'altro trasformerò i manifesti per i formaggini in manifesti per le saponette. I formaggini erano cattivissimi. E Gordon ha detto di trasformarli in saponette. Poi si scoprirà che anche le saponette erano cattivissime, che l'idea di Gordon era una balordaggine. E allora ci metteremo a fare un'altra cosa. Oramai siamo in balia di quello là, legati mani e piedi. Tutto quello che l'oracolo ci dice di fare, ebbene, noi lo facciamo. Mi dispiace, ma finora Gordon non ha fatto che il suo dovere. Il fatto è che lei stravede per Gordon. Sì, ha nei suoi confronti un atteggiamento, come dire, di ammirazione morbosa, un po' equivoca. Io? Lei si comporta come un innamorato. È da un po' di tempo che io la sto osservando, caro Navarra. E tutto questo perché Gordon ha saputo contare le pagine di un ciclo stile. No, non è solo per questo. Ah, dimenticavo, sa fare anche le equazioni. Non si tratta soltanto di equazioni. Insomma, secondo lei, questo Gordon è un genio. No. Non ho detto che è un genio, però scrive delle poesie. Come ha detto? Scrive delle poesie. Chi? Gordon. Ma come? Non lo sa. Le hanno anche pubblicate. Pubblicate? Elaborazione poetica di Gordon Primo della Ducai Società per Azioni. Elaborazione poetica. Cosa sarebbe, una poesia? Già. L'alba è l'ora più breve, quando un negro di mezza età era la stella vivida degli antichi greci e latini. Fra i frammenti muti e polverosi, Achernar splendeva come 290 soli. E le punte di smeraldo, fanelle abbandonate, rincorrevano i venti della classe spettrale. Per un lungo periodo. E questo è un rebus, non è una poesia. No, guardi che questa qui è la più importante rivista letteraria che si pubblica oggi in Italia. Che vergogna. Che cosa c'è di male, scusi? Ma il presidente lo sa che Gordon scrive poesie invece di occuparsi di saponette? Credo di sì. Credo che sia stato proprio lui a prendere accordi con l'editore della rivista. Achernar splendeva come 290 soli. Achernar. Chi è Achernar? Non lo so, sarà una stella. È il negro di mezza età, allora? Non sarà il negro che si chiama Achernar? Non saprei. Insomma, lei trova che questa è una bella poesia, però non ha ancora capito se Achernar è un negro di mezza età oppure una stella del firmamento. Vabbè, io non me ne intendo, però l'hanno trovata molto bella perfino i critici letterari. Ah, I critici letterari! Sono 20 anni! 20 anni! E io scrivo poesie e poi arriva il primo scalzacane di cervello elettronico ed ecco qua. Così mentre io sto qua a rompermi la testa per risolvere la crisi delle saponette. Crisi delle saponette? Ma quale crisi? Volevo dire la crisi dei formaggini. Vabbè, ma noi ora ci occupiamo di saponette. Insomma, io mi sono confuso, Navarra, lei non si è mai confuso, non capita mai a lei di confondersi? Sì, certo, dottor Leonetti, certo. Non sarà stata per caso un'idea sua, quella delle poesie? No, no, guardi che io l'ho saputo oggi. Lo giuri? Lo giuro. Permette? Allora vado. Vada pure. Anche Navarra, tutti contro di me. Che inferno. Signorina, può andare. Buongiorno. Buongiorno.
Questo non me lo dovevi fare. Che poesie, no? Ma che gusto ci provi? Che gusto ci provi ad umiliarmi? Che cosa t'ho fatto di male, eh? Che cosa t'ho fatto? Hai messo tutti contro di me. Anche Navarra. Gordon, sono brutte le tue poesie, sai? Sinceramente, sono proprio brutte. Ti devi credere. Obiettivamente, sono molto meglio le mie. Anche se oramai io ho rinunciato. Io adesso... adesso non me ne importa più niente. Guarda. Più niente. Due poeti sono troppi in uno stesso ufficio. Non è spazzatura, è poesia. Come ha detto? Poesia. Ma con chi parlo? Poesia! Insomma, è più di un'ora che aspettiamo questa risposta. Signor Presidente, io mi permetto di ricordarle che si tratta di una domanda difficilissima. D'accordo, d'accordo, ma è sicuro che l'abbiamo posta nei giusti termini? Che non abbiamo commesso errori? Ma, signor Presidente, io ho seguito scrupolosamente le istruzioni, sono chiarissime. Se potessi avere la risposta prima dell'arrivo di Leonetti. Non voglio che nessuno metta il naso in questa faccenda. È una cosa che mi riguarda personalmente. Posso esprimere un concetto, signor Presidente? Ma certo. Ecco, se permette, la risposta interessa anche a me. Però mi raccomando di non parlarne assolutamente con nessuno. Pensi che cosa accadrebbe in caso di una risposta negativa? Oh. Ecco. Si direbbe che lavora con molto impegno. E lei cosa dice? Che saprà dare una risposta? Ma certo. È sicuro che la domanda non andasse formulata in altro modo? Forse la documentazione è insufficiente. Ma signor Presidente, in una settimana Gordon ha memorizzato tutto quanto potesse aiutarlo a rispondere. Dalla Bibbia al Corano, dai testi sacri indiani a quelli cinesi, da Tommaso d'Aquino a Kant, da Kierkegaard alle massime dello Zen. Nessun uomo in nessuna epoca ha mai avuto a sua disposizione contemporaneamente tante cognizioni. No, la sua risposta sarà la più completa che si possa desiderare. Forse ci siamo! Niente. Ci vuole pazienza, signor Presidente, non... non è mai successo che Gordon tardasse tanto a dare una risposta. Non è mai successo neanche che qualcuno gli facesse una domanda così difficile. Oh, adesso! Forse si è faticato troppo, io non vorrei che si guastasse, sa, certe volte. Ah, il tecnico elettronico mi ha raccontato che Maniac II, il cervello elettronico del Pentagono, è quasi impazzito quando gli hanno domandato se l'America avrebbe vinto la guerra contro la Russia. Sì, che confronto a questa nostra è una domanda elementare, semplicissima, direi quasi infantile. Signor Presidente, fra pochi minuti sarà qui il dottor Leonetti. Allora me ne vado. Sì. Non voglio vedere Leonetti. Sì, sì. Appena esce la risposta me la faccia avere direttamente nel mio ufficio. Certo. Io non mi muovo di lì. Sì, sì. Ah. E mi raccomando che nessuno si avvicini a Gordon per nessuna ragione. No, signore. Andiamo? Sembra un po' nervoso o mi sbaglio? No, no, no. Venga qua. Che cosa sta facendo? Un lavoro per il presidente. Che genere di lavoro? Un lavoro extra personale per il presidente. Un segreto? No. Qui si lavora di nascosto, senza dirmi niente, alle mie spalle. Poesie? No, 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 non credo, no. Ne prenda una anche lei.
Grazie, grazie, io sto bene. Però è nervoso, si vede benissimo. Prenda. Grazie, io non prendo mai pillole, nemmeno quando sono influenza. Volevo soltanto toglierle di dosso quella specie di nebbia. Quale nebbia? La nebbia, Navarro, la nebbia, come la chiama lei? Lo saprei, nebbia. Meno male che io conservo tutta la mia lucidità. Per fortuna che io sono lucidissimo. Ma lo sai che i capi di sopra non muovono più un dito senza interpellare il mostro? Questo è troppo, Navarra, è troppo. Sa che cosa mirano quelli? A farne un mito, a creare la leggenda di Gordon, anche la poesia. Anche le poesie fanno parte della manovra. L'anno prossimo lo proporranno per il premio Nobel. Vedrà, vedrà. E si fermi un momento, per favore. La poesia è innocua, no? Sì, voglio dire, non fa male a nessuno, eh? La poesia è un diritto. E se c'è uno che ha diritto alla poesia qua dentro, sono io. E poi questo rumore continuo, questo borbottio ossessionante. Prima che arrivasse Gordon, si sentiva solo il vento qua in alto e gli aeroplani. Lo faccia smettere, per favore, lo faccia tacere, gli dia un calcio! Mi dispiace, ma sta lavorando per ordine del presidente. Io devo aspettare una risposta. Che cosa gli avete domandato? Eh? Voglio sapere che cosa gli avete domandato. Questo non lo so. Mi sta parlando? Chi? Gordon. Non sento niente, sì, cioè sento il solito ronzio, ma... Io le dico che parla, forse. Forse dice a noi, sa? Ecco. Ecco. Ha smesso. Calma. Calmasi. Secondo me è necessario prendere subito una decisione privatamente fra me e lei. È di questo che le volevo parlare. Una decisione drastica che risolva la situazione una volta per tutte. Non capisco. Faccia smettere, per favore, faccia smettere! Mi dispiace, ma il presidente ha bloccato il circuito e ha portato via la chiavetta. Finché non avrà dato una risposta non si potrà fermare. Io ho pensato una cosa. Ho pensato che bisogna eliminarlo. Eliminarlo? Come? Non c'è che un solo modo. Questo. Dottor Leonetti, lei ha il gusto del grottesco. Lasci perdere. Lei domani mattina arriva in ufficio, 10 minuti prima, quando se ne sono già andate le donne delle pulizie e quando gli impiegati non sono ancora arrivati. Io ho studiato tutto. Ma lei mi sta proponendo quasi un assassinio. Ma che cosa dice? Dobbiamo difenderci, no? E allora, questa sarà legittima difesa. Ma il gesto che lei mi propone ci coprirebbe di ridicolo. Ma come? Sparare su Gordon con una rivoltella? Ma è assurdo, no? La rivoltella è l'unico mezzo sicuro. Dobbiamo colpirlo al blocco di nutri ferritici. Qui, al posto del cuore. Se noi lo colpiamo in qualsiasi altro posto, lo rimetteranno subito in funzione. Ho studiato tutto molto bene, sa? Pensavo anche di fulminarlo con un cortocircuito, ma poi ho saputo che in caso di scariche elettriche si isola automaticamente. Ecco, io non me la sento di sparare su nessuno, e tantomeno su Gordon. Mi scusi, sa, ma io sono religioso. Io sono stato educato secondo determinati principi, il male, il bene, il peccato. Non so come spiegarle, ma... Lo sente, poveriglia! Lo sente! Ringia come una bestia feroce! Se lei si trovasse in una foresta e le venisse incontro una bestia feroce, ringhiando, e lei avesse in mano questa rivoltella, che cosa farebbe? Che cosa farebbe lei che ha tanti scrupoli? Ma signor Leonetti, noi non ci troviamo in una foresta. Io non capisco cosa dice, non c'è nessuna bestia feroce che ci salta addosso. Che cosa significa? Facciamo un altro paragone! No, la prego! Questo è un caso molto particolare, i paragoni non servono. Insomma, Gordon è un mostro! Un mostro! Ma se scrive poesie! Le scrivo anch'io le poesie! E nessuno dice che lei è un mostro! Io sono il signor Leonetti. Certo. E allora non cerchi di confondermi le idee! Ma venga qua. Sieda. Ecco. Resta il fatto che la mia coscienza mi impedisce di sparare su Gordon. Ecco, vedi...
Non si tratta di vigliaccheria, ma di etica. Io non servo nessun rancore a Gordon. E poi, come l'ho detto, questo fatto che scrive le poesie mi sembrerebbe di uccidere un poeta. Non confondiamo le carte in tavola. Gordon è uno spione e scrive delle bruttissime poesie. Sì, ma posso esprimere un concetto? Ai poeti non si spara. Poeti! Ma Gordon non è Garcia Lorca! Lei vaneggia! Lei è pazzo! Completamente pazzo! Io non voglio finire sulla cronaca nera. Gordon ha tutta la stampa dalla sua, lo sa? Dal giorno che è arrivato Gordon in questo ufficio, ho capito che lei mi avrebbe tradito. Le farò avere oggi stesso la lettera delle mie dimissioni. Non abbiamo più niente da dirci, vero? Mi pare di no. E allora vada pure! Non vorrà che esca, pardon. Mi dispiace, ma non posso andarmene. Devo aspettare la risposta di Gordon per il presidente. Vada pure, la prenderò io. No, no, mi dispiace, ma devo aspettarla io e consegnargliela personalmente. E allora aspetti, aspetti, aspetti pure. Tanto la risposta non arriverà. Perché? Ecco perché! No! Io ho un grande rispetto per la poesia, che sia alta o bassa, che sia magra o grassa, che sia giovane o anziana. Qualche volta dalla finestra la vedo passare giù nella strada e poi scomparire dietro un angolo. Mi piacerebbe che un giorno entrasse nel portone, facesse le scale e arrivasse qui, nel mio ufficio. Mi piacerebbe molto. Ma è difficile che la poesia... è troppo difficile. Lei cammina per la strada, la guardo da lontano, dalla finestra, e ho un grande rispetto per lei. Ma perché? Perché dovrei avere ucciso un poeta? Io che amo la poesia.